Ragazzi, buonasera a tutti, bentornati sul canale. Allora ragazzi, prima di partire vi invito come al solito ad iscrivervi, sotto c'è il pulsante, attivate la campanella, like, commentate. Allora ragazzi, stasera post partita di Venezia-Empoli, però un po' diverso dal solito, perché ragazzi si tratta di un post partita non definitivo ma parziale, ragazzi, perché la partita del Penso è stata, ragazzi, sospesa al 61esimo del secondo tempo per troppa nebbia, ragazzi, sul 2-0 per il Venezia, ragazzi, partita interrotta. Si è provato, ragazzi, ad aspettare un po' che, appunto, che la nebbia si alzasse un po', insomma, che andesse un po' via, ragazzi. Sono stati fermi, appunto, qualche minuto per aspettare, ragazzi, però poi la nebbia si vedeva che non si alzava, ragazzi, e l'arbitro appunto ha deciso di sospendere qui, ragazzi, la partita. Quindi su 2-0 per il Venezia, ragazzi, aveva segnato Fiordilino al 21esimo e aveva raddoppiato Forte, ragazzi, pochi minuti prima dello stop, ragazzi. Quindi, insomma, secondo me alla fine, ragazzi, uno stop giusto, perché veramente non si poteva più continuare a giocare in quelle condizioni, ragazzi, sul campo, perché veramente non si vedeva quasi più niente. Secondo me la partita è stata valida, diciamo, per i primi 25, 30, 30 minuti. Poi, ragazzi, sinceramente non si è visto più niente, ragazzi. La partita, secondo me, andava interrotta probabilmente alla fine del primo tempo, perché, ragazzi, in quelle condizioni non si può giocare, ragazzi. Quindi per ora è difficile dare un giudizio, ragazzi, sulla partita, perché appunto è una partita che non si è conclusa. Però, ragazzi, un Empoli che non avrebbe neanche giocato tanto male, ragazzi, però sinceramente si è concesso qualcosa, secondo me, di troppo al Venezia, ragazzi. Loro ci hanno punito dietro, bisognava un po', secondo me, difendere meglio. Si è concesso, ragazzi, un po' troppo, bisognava fare meglio, ragazzi. A questo punto si dovrebbe riprendere domani pomeriggio, ragazzi, dal 61esimo della difesa, ragazzi, con un angolo a favore dell'Empoli. Quindi, ragazzi, vediamo, insomma, c'è rimasto alla fine mezz'ora, ragazzi, praticamente da recuperare. Ragazzi, vedremo in questa mezz'ora, appunto, se riusciremo almeno ad agguantare il pareggio per evitare, appunto, la prima sconfitta, ragazzi. Non sarà semplice, però, ragazzi, il vantaggio a questo punto, secondo me, è tutto dalla parte dell'Empoli, perché sì, è vero, due gol non si recuperano facilmente in mezz'ora, però, ragazzi, secondo me, se si fosse continuato, non si sarebbero mai recuperati questi due gol. Domani, ragazzi, sicuramente l'Empoli ci andrà in campo con una testa diversa da oggi, ragazzi. Magari il mister, insomma, dirà qualcosa alla squadra. E ragazzi, chissà, appunto, domani noi riproveremo a, insomma, vedere un po' di difendere questo risultato. Ragazzi, ovviamente non è semplice fare due gol in mezz'ora. Bisogna, insomma, scendere in campo, ragazzi, andare, secondo me, tutti su e provare a recuperare questa gara, ragazzi. Certo è che è stata, insomma, una giornata, appunto, degna di Halloween, secondo me, appunto, di Halloween, perché, insomma, con una nebbia del genere, ragazzi, veramente non si poteva giocare, ecco. Quindi, insomma, è stato alla fine giusto interrompere la partita. Quindi, ragazzi, io direi che per il momento è tutto. Noi ci rivediamo domani, ragazzi, con il commento definitivo della partita, ragazzi. Mi raccomando, iscrivetevi, like, commentate, condividete. Un saluto a tutti, ciao!